E ora verso l'infinito e oltre. No, verso il livello 15 e le profondità infernali. Concetti simili in qualche universo. Signore e signori, bentornati nelle infernali profondità di questo dungeon enorme che è Diablo 1, nella sua Belzebù HD Edition. E siamo alle porte del livello 15, che se non erro è terreno inesplorato e vergine per noi, ma potrei davvero errare, perché gioco troppo poco a questo gioco, purtroppo. E level 15. Quali terribili nemici ci attendono? Ho paura di scoprirlo. Loro! Pessima accoppiata. Perché le succubi mi creano molti problemi, ma anche i cavalieri che sono resistenti. Due. Se noi, cioè, quando entra una bella scarica di danno, vanno giù che è una meraviglia, ma loro fanno male. E in generale avere nemici. Allora, nel livello 14 abbiamo la fortuna che quei demoni avevano un range ampio, nel senso di largo, ma relativamente breve. Non potevano andare a crearci danno. Once was one open, now is closed. Ah, ok, peccato. Allora, mi hanno spiegato nei commenti proprio l'altro giorno, e parlo dell'altro giorno per me, quindi per voi sarà settimana scorsa, che alcune frasi ti lasciano intuire cosa accade. Per esempio, in questo caso, ha richiuso tutti i cadaveri, richiudere i cadaveri suona davvero male, tutti i forzieri aperti, e vuol dire che potrebbero essere riaperti. Ovviamente questa cosa, nel nostro caso, non funziona perché non abbiamo aperto ancora niente. È la prima cosa che ho fatto nel livello 15. Che poi probabilmente non avrei neanche. Non so se addirittura avrebbe ricostituito i barili. Comunque, peccato. Ok, lì c'è decisamente qualcosa. Peccato perché non potremo sfruttare questa opzione che ci è stata data. Ok, sono riuscito a tankare questa situazione, il che mi ha fatto molto piacere. Ok, comunque, sebbene non siamo diventati molto più potenti di un tempo, la magia, per quanto la cosa mi abbia fatto poco piacere, ci ha effettivamente bloccato più opzioni. Adesso però non so perché la mia magia invece non stesse funzionando affatto. E dovevi andare là e colpirla. Ok, fallo di nuovo. Grazie. Ho praticamente finito il mana, ma ok. E contro questa signorina, a volte, forse giocare un minimo. Dire d'astuzia forse è esagerato. E dire forse è riduttivo. Ma cercare di giocare più tattici, ecco, forse questo è il termine migliore. È molto molto importante Snowwitch. Qui tutto è tutto. Però vedi, tutto questo ghiaccio e il fatto che siano queste luci bluastre, eccetera. Però non sono immuni al freddo e i loro danni non mi pare. Oddio, potrebbero essere dell'elemento freddo, ma comunque non mi pare che generino alcun tipo di frost, per metterla così. Ok. C'è ancora qualcuno. Le frecce girano ma non uccidono. Male. Preferisco quando girano e uccidono. Per qualche oscuro motivo non stava funzionando il trick, ma. Ok. Book of Sentinel. Che roba è Sentinel? Già ce l'abbiamo? Costa una magia limitata, niente di estremo.
Secondo me potremmo anche avercelo e no, io non ricordarmelo. No. Quindi è uno di quei libri che magari ho visto più volte e non ho mai raccolto perché dico stica. Però sto imparando, mio malgrado aggiungerei, a riconoscere il valore di svariate di questi incantamenti. Cazzo. Cazzo è la merda. Allora. Via, 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 via. Con calma, portiamole a un choke point. Teniamo il teletrasporto attivo. Via. Questi ricordiamoci che possono caricare. Non era quello che volevo succedesse. Calma, vai. Mana. Quanta vita ha questo tizio? Mamma mia! Troppo lontano? Ok, Shroud. Ok! Ok! Per me ce n'è qualcun altro rimasto indietro. Visto che non vorrei trovarmeli i momenti meno interessanti, o comunque che magari vorrei tenere una via di fuga aperta, torniamo un minimo sui nostri passi. Ok, allora, Shroud, che roba è? È un altro mantello, ma vanno tanto di moda sti mantellacci maledetti. Speriamo almeno che abbia un bonus insane, un bonus insano alla magia, cosa che dubito fortemente, ma ehi, hey, who knows? Come ho detto più volte, chi naso? Sono variopinti comunque questi cavalieri, una volta spiaccicati sul suolo. Interessante me. E tu? Tu sei una Doomguard neanche elite. Neanche un minion. Come siamo messi qui? Che ci serve molto mana più che altro, vero? Ma per un po' non raccogliamo le healing. Oddio, che genio che sono. Del crimine proprio. E vabbè. E facciamo in modo che ci si riempie in automatico il mana. Ok, allora. Speriamo qua. Ah, anche loro sono simpatiche, eh. Queste sono immuni al cold, al freddo. E hanno nova gelida. Grava. Morite molto cortesemente. C'erano anche dei cavalieri che stavano tirandosi fuori, vero? Come ti sbagli? Allora. Non abbiamo più mana, quindi devo ricordarmi che se voglio scappare prima devo premere 4 e spararmi una pozza di mana. Il top sarebbe non averne bisogno, però. Ok. Non sto trovando pozioni di mana. Potrebbe essere un brutto momento per giocare al risparmio, vediamo. No, no, ok, è ancora tutto sotto relativo controllo. Full mana potion, brava papà.
Esattamente quello che volevo. Me ne servirebbero altre tre. Più eventualmente vorrei anche recuperare un po' di mana, visto che in realtà ne usiamo un tot. Questa volta non l'ho preso stranamente in faccia come esplosione. Ok, muori e non darmi fastidio, grazie. Lì la stanza credo finisca. Ok, chissà se adesso usassi warp se andrei più di qua o più da qualche altra parte. Forse di qua nel caso. Nah. Beh, se tutte robe. Beh, sono pigro, non voglio che mi si autofillino negli slot sbagliati le pozioni. Ognuno ha le sue fisime strane, signori. Rispettate le fisime dei giocatori. E l'OCD sconclusionato di alcune tecniche e approcci. Allora, qui sono tanti, secondo me. Io non ho minimamente recuperato il mana che avrei voluto. Quindi devo essere un pizzico più passivo nel mio approccio. E finché l'installocco e non iniziano a tirarmi delle randellate in faccia, va tutto bene. È il quando questo non accade che mi crea problemi. E per qualche motivo lì non mi stava danneggiando. Chi era là? Lui era. Questi effetti sulle che ci permette di illuminarli è molto particolare. Bastardo all'angolo. Warp, ho scoperto che non è male. Se riuscissi a ridurre il cooldown di Warp, pure sarei abbastanza contento nella mia esplorazione. Ho scoperto che mi piace il Warp. Ma in generale tutte le skill di movimento sono sempre fondamentali. C'è poco da fare. Allora, Warp. Dove me lo sono perso? Quindi adesso ho un cooldown. Ah, si è ridotto il cooldown di 5 secondi. Ok, ho capito. Qui prenderò danni da fuoco senza nessun particolare motivo. Se non entrare e provare del tutto a random a fare un portale. E avere la consapevolezza che non ci portasse da nessuna parte strana. Aia. Ma dovevo provare. Quindi di qua non ho analizzato la situazione. E la situazione è che non c'è niente da analizzare. Beh, è semplice, no? È stato molto semplice. Allora, e lì la situazione è che mi stanno sparando un sacco di roba dalla distanza. Domanda, riuscirò a tankarlo? Secondo me no. Cioè, il fatto che ci sia. Usiamo questo che mi dà anche un po' di magic, va? Cioè, dovrei dire mana più che magic. Questi sono immuni alla. Il mio non dice che fa danni da nessun elemento, ok. Ok. Comunque erano immuni a due elementi le signorine, eh? Fulmine e freddo. Bastarde. E tu eri troppo vicino. Decisamente troppo vicino. Qui che c'era qualcuno. Probabile. Scale mail che fa questo suono così carino e poi non è neanche magica. Shame on you. Shame. Si faccia colpire dalle mie frecce cortesemente. Ok. Mazza che schifo, ragazzi, su. Vedete qualcosa di magico? Neanche per finta, eh? Ma neanche per finta.
Che bastardi. Allora. Tu colpisci me, io posso colpire te. Oh mio Dio. Allora. No, così non funziona. Non ci penso proprio, signore, scusate, ma... E davvero tante. Ok. Cioè, quella era proprio una trappola di morte, era quella stanza. Me ne sono guardato bene. E mi faccio anche i complimenti e mi stringo la mano perché secondo me ci aprivano. Ho fatto dei teleport che non volevo, quindi tutto quello che mi ero congratulato è morto così. Allora, questa farà nuova Jada quando muore, vero? Già. Ma per qualche motivo non mi ha influenzato più di tanto. Now where would I put this? Ragazza. Potrei fare un piccolo teleport. Potrei. Vediamo che non ci sia niente proprio qui che mi interessi particolarmente, ma non credo. Potrei andare dal buon vecchio Deckard? E tu che ci facevi? Con tutte quelle signorine, il cavaliere. Hai capito lo zozzo. Huntress Bow. Ecco, tu potresti essere interessante, no? Poi raccogliamo la staff. Facciamo così, ma intanto prendiamo quello che ci è un po' più a cuore. E torniamo qua. Ok. OK. Allora, Deckard. Hello, my friend. Stay a while, Ogden. Allora, più 3 to magic fa cagare. Le resistenze sono fighe, ma no. No, che fa cagare, fa cagare. Twilight steals 3% life, molto carino, peccato che sia inutile. E voi due. Ok. Allora, smantelliamo. Questo comunque sta toccando parecchio i nostri soldi. È fortuna che ne stiamo facendo anche esplorando, ma altrimenti. Allora, salvage. Poi io ho messo già per fare la Sorcerer Belt. Ho lasciato qui dentro roba. Ci mancavano Topaz e Diamond di Flowed. Flowed Diamond ce li abbiamo. Ci manca Flowed Topaz. I topazzi, ce ne manca uno. Immagino che si ottengano se ci sono elemento fulmine da qualche parte, forse. Ho messo una belt che ho comprato per 9.000 monete d'oro. Così, tanto per averne una dentro che avesse gli slot che mi interessano. Giusto per provare, no? A craftare. Non abbiamo ancora craftato nulla. Che tristesse. Allora. Qui abbiamo Book of Sentinel che ci chiedeva 69. Che mi sa che ci basti relativamente poco. E teleport ne sto conservando davvero tanti a questo punto. Probabilmente troppi. facciamo una cosa del genere. No, tu eri da 3. Tu. Ah, siete entrambi da 3. Che cosa assurda. Scroll of Warp abbiamo scoperto che potrebbe essere utile in realtà. Te sei sicuramente non utile adesso. Ormai mi sono abituato a questo arco, quindi te potrei essere salvaggiato. Questa è la mia collezione. E ne avrei avuto uno in più se non l'avessimo salvaggiato per vedere l'effetto che fa. E abbiamo visto che è un effetto che ci piace, ma fino a un certo punto, visto che non abbiamo nessuna ricetta. Nessuna blueprint, o chiamiamolo come cacchio ci pare, che ci richieda tutto ciò. Secondo me già soltanto con lui. No? Non pensavo.
Ecco fatto. Senza metterceli tutti, che tanto non serve. Ok, e questo ci porta ad avere una magia chiamata Sentinel. Ok. Evoca un occhio senza palpebre. Credo sia lidless, potrei sbagliarmi. That freezes all nearby enemies and watches over the caster. Dura solamente 16 secondi, però, quindi non è un'evocazione permanente. Ma questa cosa mi sta uccidendo. Quindi, in questo momento, senza musica, soltanto accompagnati dalla mia voce, senza coperchio, mi ha tradotto Google traduttore, lidless. Ok. Word reference, spero faccia un lavoro migliore in questo. E word reference neanche sa che Rob di cosa stiamo parlando. Va bene, il senza palpebre allora ce lo terremo come buono nella mia traduzione amatoriale. E potrebbe anche essere senza altro. Comunque senza qualcosa. Torniamo. No. Aspetta, ripara roba. Che è bello giocare e scherzare. Poi devo craftare. Aspetta, tu che sei danneggiato. No, tu non sei danneggiato. Posso fare anche te ora che sono qua. Crafta. Non ci ha dato quello che ci serviva. Ovviamente non ce l'ha dato. E voilà. Potrei comprarmi pozioni del mana, ma no, non voglio spendere soldi perché sono povero in canna. Tanto per cambiare. Riprendiamoci la short... Non spariamo. Riprendiamoci la short staff of the golem. E procediamo oltre. Ok. Art. Art attack. Non andiamo troppo in profondità in situazioni spinose. Anello. Potenzialmente. C'è una quest. Attenzione. Però qui c'è anche qualcuno da ammazzare. Qualcuno di particolarmente infingardo. Allora. Tu vorresti che io mi esponessi inutilmente, ma tenterò di evitarlo. Ho detto che devo evitarlo, ma per evitarlo tu non devi vedermi. Vuol dire che io posso sparare a te e tu non puoi sparare a me. Il piano stava fallendo in questo. Lei era tipo qualche elite, vero? Aia. Cioè, in realtà hai fatto tipo un danno perché il resto è andato sul mana. Però, aia. Qui c'è creep. Ai. Creepy co... Secondo me lui è cattivissimo e ci vuole fare malissimo. Quindi datemi un secondo prima di parlargli. Controlliamo soltanto che le immediate vicinanze siano pulite, diciamo. Qui ci sono un sacco di barili. L'increasing strength è davvero inutile, ma ok. Please, don't kill me. Just hear me out. I was once captain of King Leoric's knights. E sei arrivato così in basso? Then his dark curse fell upon us for the role we played in his tragic death. As my fellow knights succumbed to their twisted fate, I fled from the king's burial chamber, searching for some way to free myself from the curse. I failed. I have heard of a golden elixir that could lift the curse and allow my soul to rest, but I have been unable to find it. My strength now wanes, and with it, the last of my humanity as well. Please, aid me and find the elixir.
I will repay your efforts. I swear upon my honor. Interessante. E l'elixir? Probabilmente non lo troveremo nel livello 15, vero? Chissà, però. Yes, nel mio piccolo taccuino mi sono segnato Cavaliere Elixir livello 15. Perché so che mi dimentico sempre queste cose. Quindi speriamo che le cose vadano bene e che non ci sia la fregatura. Tipo che in realtà lo rendiamo estremamente potente, un demone in terra pronto a ucciderci. Speriamo che sia qualcosa di più easy. Aha, qui si scende al 16, ok. Interessantemente. Interessante stramente. No. Colpire gli stipiti non ci aiuta a uccidere cavalieri demoniaci. Ma se ci fossero i cavalieri dello zotico? Stavo pensando ai cavalieri dell'apocalisse e la loro vestizione in armatura stile cavalieri dello zotico. Non chiedete perché. Sono molto stanco. Allora, io volevo tentare di aprire un portale dentro quella stanza con tutti i barili. Il perché non c'è un vero perché. È più, la domanda da porsi è più un perché no. Ok, ok. I see what you have done. Allora. Warrior's Belt, che darà plus strength. E di fatto essere inutile. Comunque noi ce la prendiamo e ce la impariamo prima che le cose ci sfuggano di mano. Nope. Guardalo dal laterale. Ma noi ti abbiamo visto. Detto voi non ci sarebbe dovuto essere nessuno qui. Sempre troppo vicino ai barili quando faccio queste operazioni io. Perché il mio obiettivo di esplorare il livello 15 è quasi fatto per questo episodio. E le tempistiche pure si avvicinano. Aver scoperto quella quest mi mette un... mi mette un certo prurito. Quindi non so come... come gestire la situa. Ci devo pensare. Allora. Ecco perché facciamo un sacco di danni. È vero che c'avevamo i buff. Dico, mi sembra di fare un po' troppi danni. Come mai? Non che mi lamentassi, eh. Badate bene. Però c'era qualcosa che non mi tornava esattamente. Neanche la scroll posso usare. Va bene. So sad. Non penso che qui accada nulla a farlo, ma... ehi. È successo qualcosa. Era lo stesso identico... Ok, quindi ogni volta che ti genera la stanza dei barili... puoi andare qua dal tizio. Credo. Thank you.
Non so perché non lo stesse colpendo. Comunque, quindi funziona. Cioè, il fatto che... Qui quante volte siamo morti in questa... Probabilmente dovrei farmi più i cazzi miei, vero? Now where would I put this? Nel culo, ragazza, nel culo. Questa volta me l'ho fatto dire. Io non volevo. Ci ho provato con tutto me stesso. Questi proprio non riesco a colpire neanche volendo. Ok. Me la rischio o non me la rischio? Shite. Shite. Ho poco mana per i miei gusti, quello è un grosso problema. Di fatto non sono affatto convinto di voler rimanere qua. Non so se percepite la mia reticenza a questo ambiente. Anche perché non ho più pozze del mana, fondamentalmente. Potrebbe essere una grande idea del Kaiser. Questo posto, ma proprio nella sua interezza, come proprio concettualmente potrebbe essere un'idea del Kaiser senza pozza del mana. Io ce l'ho un modo per tornare indietro col portale? Sì. Facciamoci un po' i cazzi nostri. Forse un po' anticlimatico, lo so, ma... Signori. Quello era un posto difficile da gestire. Me lo ricordo, ci sono morto un po' di volte. E non avevo troppa voglia di ripetere la cosa. Ho anche beccato un arco simpatico. E anzi, scopriamo com'è quest'arco. Allora. Neanche rispettare i propri nemici, signori, non scordatevelo. Hello, my friend. Stay a while and listen. Quindi. Schifo, 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 schifo. E più 10 to magic, 3-10 cold damage. Con normal attack speed mi sa tanto che... Esatto. Che è una schifezza. Cioè il twit aumenta di molto. Ma no. Ma, sadly, no. Allora, salvage tutta questa schifezza. List, craft, a noi ci mancava Flawed Ruby. Cos'è? Perché è cambiato? Perché ho messo la Barbarian. No, pardon. Sorcerer. Ci manca un Topaz. Ne ho anche troppi. Posso dire uno? Ok. Perché non so se li consuma tutti, sapete? Io qua gli dico 9. 9. Poi Arcane Token ne possiamo togliere 3. Ok. Allora, questi sono tutti gli ingredienti necessari per farci una belt da sorcerer, che come bonus ci dà increased mana e magic bonus e random magic properties. Ok, mi ridà indietro le cose extra. E abbiamo una pain clasp sorcerer's belt. Più 14 mana, più 9 magic
poco 9 magic, porca miseria. Peccato. Fondamentalmente inutile. Poi una schifezza è stato, eh? Un po' una schifezza. La lascerei qui per tentare in futuro di fare altre cose. Quindi possiamo già dirgli così. E continueremo a craftarci sopra finché non diventerà qualcosa di vagamente utile. Tempo che ci vorrà, ci vorrà. Poi, receive healing, grazie. E leave. Andiamo dalla stregonessa e prendiamoci un po' di pozze del mana perché qui serve. Serve che ce n'è un po' moria. Ne ho messo un po' troppe. Che libro ha? È Book of Healing, Stone of Course, 12k, interessante, ma nope. Ok, ok, il tempo si sta dilatando assai, avrei voluto però esplorare meglio il livello 15, perché non sappiamo se la quest è qui. Poi sappiamo che... da qui si prosegue per il 16 standard, diciamo. E probabilmente l'elixir si troverà a livello 16, secondo me. Ma non possiamo esserne certi. We can't. Yes, we can't. E quindi tentiamo almeno di capire la situazione qui. Poi vediamo, facciamo così. Lo scopriremo solo vivendo. Se avremo questa settimana 3 o 4 episodi dipende dal fatto che io adesso non taglierò nulla. La prendiamo così, stream of consciousness. E in base alle tempistiche deciderò se fare un episodio lungo o due episodi di lunghezza normale barra breve. Perché, come avevo accennato, credo in questo episodio o lo scorso o questo comunque, che le mie tempistiche sono anche correlate al fatto che la mia donna rientri a casa a un certo momento. A me per ora è ignoto. E beh, stante il fatto che ancora non è rientrata, io spingo, no? Vado avanti sui miei boundaries e vedo fin dove arrivo. Comunque se c'è, è qui. Se c'è, è qui. Potrei essere ardito. E utilizzare un tot di mana per esplorare più velocemente. Questa è la quest, ok. Abbiamo attraversato uno o due cavalieri ancora in vita in giro, ma... ehi, vi ho fatto risparmiare un sacco di tempo con il teleport. Rendiamocene conto. Questo è il down to level 16. E ok, full mana potion che ho appena usato, ce la riprendiamo molto volentieri. Qui vuoto. Mi sa che davvero toccava scendere a livello 16 e poi risalire al 15 per la quest. Bastardi. Non ce la potevano fare così semplice, vero? Non potevano. Allora, per ora ce la stiamo in... arcieri. Tornano gli arcieri scheletrici. Questi sono tosti per noi, eh. Gli arcieri scheletrici, ma dal DPS elevato, ci potrebbero letteralmente aprire. E la cosa non posso dire non mi spaventi. E Hellspawn... loro su che elemento giocano? Veleno? Fuoco? Magico? Ah, Questo posto, signori, ve lo dico.
È brutto, brutto, brutto. Chissà se... Poi, questo credo che sono quei dungeon che... è quasi randomico la tipologia di... Oh mio Dio, il mio mana. Di nemici che ti possono capitare... Gli viene attribuito un tema, non so se è fisso o meno. Comunque qui ci fanno tanto male. Cosa? 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 Ma... L'episodio sarà di durata assolutamente il normale, leggermente più lungo, e finirà con la nostra fuga, perché non sono affatto spiritualmente pronta a un'esplorazione di questo tipo. Prossima volta dal 14 tenterò il più velocemente possibile di andare al 16 e riprenderemo da lì. Oh mio Dio. Alla prossima, ragazzi. E alla prossima settimana, questa era da 3.